Ma come vuoi fare a compromettere? Quella è una femmina onesta. Oh, è una femmina onesta e se va pigliando il marito è lato. E che lo piegano lo marito se sta zitto. Forniscela. Perché ci mangia la coppa. Io? E piglia a te, schifoso. Forniscela. Calma, calma. Ah! Calma. Prima di andare in te, che facciamo? Calma. Calma. Cacciaretta, mi sono pazza. Non ne avevo, non ce n'è. Non ce n'è, non ne avevo. Marito mio non mi faceva. Che le amava tanto bene. Ma va bene. Ho marito, ma va bene. Io... non so più niente. Mogliere mi hai dato io. Figlio mi hai dato io. E io chi sono io? Io chi sono io? Io sono scornacchiato, io chi sono? Mora! 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 No, io non la tengo forse da uccidere. Ma ti sto campa! Io non posso campare! Mora! 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 Non ci vega! Non ci vega! Allora, i testi di cui parliamo oggi sono Fatto di cronaca, Figliata e L'ultimo scovizio. Mi voglio soffermare su Fatto di cronaca, che è molto interessante da punto di vista filologico, perché si basa su di una scena iniziale, Fora Loggia, un bozzetto iniziale del 1918, che poi si sviluppa nei tre atti successivi. Questo Viviani lo fa spesso, anche con Montevergine, anche con lo sposalizio, questo, diciamo, procedere da un bozzetto iniziale all'opera più completa, è un suo modo di scrivere e di procedere. E poi è molto interessante anche il doppio finale, in uno che Viviani dettò al figlio e che è riportato nell'edizione Ilt del 57, quella senza la musica, Cemulillo muore, tragicamente, invece nel secondo, invece quello della edizione guida poi riportata sulla piattaforma Elea Unisa, invece quel Cemulillo finisce in carcere. Perché finisce in carcere? Per falsa testimonianza, perché prima ha detto che Arturo, il marito tradito di Clara, è stata la causa della morte di Clara, perché l'ha strattonata, l'ha spinta e Clara è caduta dal terrazzo ed è morta, invece poi successivamente ritratta, dice che ha sbagliato. Cemunillo è disorientato, sofferente, non sa come si deve comportare, si muove in maniera appunto anche molto discontinua, è una vittima di questa situazione molto più grande di lui, una situazione nella quale egli alla fine soccombe nella misura in cui è capitato questo destino così crudele, cioè prendere una decisione, lui piccola persona così debole deve decidere, e questo è un testo perciò molto molto interessante. Buonasera e benvenuti al nostro abituale appuntamento oramai del sabato con Viviani. Oggi il protagonista di questa nostra conversazione
Nello Massa. Nello Massa è un attore e un regista che molti di voi naturalmente conoscono e ha un lungo, articolato, importante percorso nella scrittura di Raffaele Viviani. Pochi minuti fa avete visto un frammento della Figliata che andò in scena nel 2017 a Castellammare di Stabia, proprio in uno dei cantieri, dei nostri cantieri viviani. Parleremo ora con Nello Massa invece del suo percorso nella storia del teatro di Viviani, nel suo essere attore all'interno di una drammaturgia tanto importante. Solo per citare qualche titolo, L'ultimo scugnizzo, Fatto di cronaca, I Dieci Comandamenti, sono spettacoli grandi rimasti nella nostra storia, grandi perché scritti in maniera meravigliosa da Raffaele Viviani, grandi perché hanno toccato il pubblico con la forza di uno spettacolo ben riuscito. Nello, il tuo lavoro nel teatro di Raffaele Viviani, quanta emozione ti ha dato? Che cosa è stato? Che cosa è significato? Io ho conosciuto Viviani strada facendo, lungo le strade di Napoli notturna, perché io quando ero giovane ho avuto la fortuna di frequentare a lungo il professore Vittorio Viviani, il figlio di Raffaele, persona di grande intelligenza, di grande cultura. E sono indimenticabili quelle notti passate con lui, attraversando le strade di Napoli. Lui ogni tanto si fermava a un bar aperto a prendere un cappuccino. Lui sorseggiava il cappuccino, non dalla tazza, ma col cucchiaino, cucchiaio per cucchiaio. E durante queste passeggiate notturne lui mi parlava di Raffaele Viviani. Citando Viviani, lui diceva il poeta, non diceva mai né Viviani né papà. E mi illustrava naturalmente tutto Viviani. Poi, riconobbe in me, che il cielo lo abbia in gloria, una qualità vivianesca, e mi ripeteva continuamente che dovevo fare il repertorio di Viviani, perché io ero Sciamolillo. Tu hai capito che sei Sciamolillo? Tu sei Sciamolillo, o puoi capire o no, tu sei Sciamolillo. E io all'epoca non capivo ancora se dovevo essere orgoglioso di questa investitura o offendermi un po'. Poi capì che invece Sciamolillo era il più grande personaggio che abbia mai scritto Viviani, protagonista di Fatto di cronaca, che io poi feci come seconda tappa del mio lungo percorso vivianesco in una edizione storica. Debuttammo a Spoleto, andammo avanti per 3 anni, andiamo persino in Australia in tournée. E quindi io, come devo dire, conservo di Raffaele Viviani il ricordo del figlio del professore Vittorio, il quale purtroppo ci ha lasciato prima che io potessi iniziare questo percorso, e questa cosa mi è dispiaciuta tantissimo. Thank you.
arriva l'informerò, caro Giardini, arrivederci, Meno male. A chi devo andare? A pensare Giardini vuol segretario. Ma tu metti un'altra spesa? Come faccio l'avvocato di su, guarda che è grande causa. E ti rivolge all'agenzia. E tutto, che sa lì, c'è una destrata. È stata accorta, vedi a chi ti metti dentro casa. Qui ci sta il maledetto difetto di tenere sempre tutti i diretti aperti. Oggetti sopra i mobili, soldi dimenticati per tutte le parti. E ci unite tutto a chiave, i soldi vi mettete lì nella sacca. E oggi bisogna uno che parare aiuto. E per fortuna mi ha detto Giannini che si tratta di un signore. È un ex maestro. Si chiama Dante. Ah, bravo. Sarchiapone di cognome. Ma io lo chiamerò Dante solamente. E fai buono. Signor Azzullo, Sarchiapone. Ma ci manca andati pasturca. Chi è? Adesso? Avanti. Avvocato Razzullo? Razzulli. Come va voi? Sono io, dite. Avvocato, voi mi avete aiutato? Avete fatto qualcosa? No. Vi occorrono i miei servizi. Sono venuto a vedere se a voi occorrono i servizi miei. Ecco. Voi il mio segretario. È una persona pratica, pretese, modeste. Non guardate, avvocato, io sono un uomo onesto. Ma questa benedetta agenzia. Un momento, avvocato, la persona della lettera non sono io. E come ve la trovate? La trovo in terra. Come vedete, vi ho dato una prima prova di onestà. Ma chi siete? Un ex scugnizzo. Ah, avete qualche documento? Ma sapete chi sono? Un coppa a quest'ora mi sanno, a quando portava una mutante di femmine infilata per cappotto e una cappolicchia sordata. Ma io ho bisogno di un segretario vero e proprio. Voi sapete leggere e scrivere? Poco, ma la parlantina è buona. E io che me ne faccio? Come me ne faccio? E mi ci vuole uno che capisca di tribunale, di causa, processo, sentenza. Ah, può fare di causa, sentenza, processo e tribunale. Avvocato, in materia mia. Ha già avuto sempre la passione mia a sentire causa per tanti anni, dibattiti, testimoni a carico, a discarico, confronti, incidenti, requisitori del pubblico ministero, arringhe degli avvocati di parte civile e di difesa, articolo B, articolo C, o codice. Appunto per non giocare a rind, non vorrei che cosa c'è a memoria, ma una forte infarnatura a Deng. Se no, non mi permettevo di venire da voi. E la fedina penà? Pulita. Qualche notte rindo cangire. Guaglione. Per tanti anni senza fissa dimora all'hotel Marciapiede. Ultimo scugnizzo e fatto di cronaca, due lavori nati in un clima entusiasmante al fianco di straordinari attori e di registi molto illuminati. Ultimo scugnizzo, regia di Ugo Gregoretti, il nucleo centrale, come ben sappiamo, è la rumba degli scugnizzi. Io amplificai all'interno di questo brano un po' l'aspetto onomatopeico e interculturale. Aspetto onomatopeico in realtà già contenuto nel testo musicale di Viviani, queste microcellule, cic, 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 cic. Io le amplificai facendo diventare una sorta di tormentone, un ostinato ritmico. E sul finale reinventai invece una sorta di filastrocca antifonica di botte e risposte in cui due cori si passavano le voci. Come strumento utilizzai quello della tradizione, ma in particolar modo ricordo che inserì degli strumenti inventati, ricordo l'utilizzo di una latta di benzina capovolta che funzionava un po' come se fosse stato uno strumento a percussione portoricano. Invece nella partitura di Fatto di Cronaca, debuttato appunto a Spoleto nel 87, regia di Scaparro, la trama musicale è un po' più fitta e complessa. Diciamo la musica in qualche maniera segue con un sismografo i diversi toni narrativi ed emozionali del testo. Abbiamo da un lato un piano che riprende il varietà e le periodiche con alcuni numeri esilaranti. Vorrei ricordare appunto uno del Barbiere, interpretato in maniera egregia da Nello Mascia, questo tono scepliniano in cui un improbabile e improvvisato garzone sottopone a sevizio il festeggiato Don Giovanni, e invece il Cacciavini, interpretato da Ernesto Lama, che era un garzone di vinaio che invece alterava il vino e conduceva corteggiamento dei ragazzi. Un numero molto vivace, una canzonetta urbana. Poi c'era invece il tema di Clara, che era un tema molto poetico, che io rielaborai per fisarmonica un po' con un tono francese, che si contrapponeva invece a questo tono della quadriglia, questa danza, questo ballo, diciamo, appunto di società, che veniva continuamente interrotto, un po' con spezzature, e con un tono di suspense, quasi, diciamo, hitchcockiana, per creare questo contrasto tra questa specie di ilarità, diciamo improbabile, invece il dramma che era
era lì alle porte e che dopo un po', diciamo, appunto si ha. Quindi ricordo che appunto questa, il lavoro mi sembra molto interessante dal punto di vista musicale, grazie appunto alla regia di Scaparro, perché riuscì a trasferire una vicenda piuttosto ma di cronaca locale in una dimensione metaforica ed esistenziale di respiro internazionale. Don Giovanni, cento di questi giorni. Chi ti aspettava più? Già, un numero principale mio, non venivo a fare il mio dovere. Ma potevo venire poco prima, così facevano qualche servizio. Ma servizio? Io oggi non fatico proprio, San Giovanni per me è festa ricordevole. Sto chiuso, apro domani. Fanno belle sti palloncini, è venuto un capolavoro, un effetto fantastico, patriarcale. Hai su avrei la pace. Siamo lì, lo potranno dire di città. E ti prendi a pigliare bottiglia. Già, quando la gatta non c'è sta, o sole c'ha balla. Come si dice, lontano dagli occhi e viva Garibaldi. E che c'è tra? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ah già, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ma che bella morale, Anna Clara, Il marito se ne fa stondare una vita a bordo dei vapori. E la signora, che ha complicità tuo padre, da festa e festicciolla, curava anche spila pippatura. Ma che le poco muovere, don Alfredo, tutti i giorni. E logico che chi è là, amici, servono per coprire o contrabbanda. D'altra parte, che è la meglio che fa questo, che cattivi azioni. E che da fa più? Caro mio, ormai si è capito. Il lupo perde il pelo. E il lavoro nobilita la donna. Niente a me, fatta vedere. Deve essere qualche cosa, poter importare poco un cervello. Ah, che vuoi rinforzare? Ah, ci vuoi pezzi di cambi. Io sono nato che a me l'ingito. E papà, quando altro mi ha messo a fare, o barbiere, o stagnare, o cusatore, niente. O corrare. Niente. Non mi sono potuto mai applicare. Mi scordo tutte cose. Presto, sono già venuto con Maria Gumano. Scemolillo, che dici, ci para a barba? Potesse passare, ma oggi è San Giovanni, siete degli invitati. Fammi tagliare un barbiere. Ma ti prendi da come ti tenga, perché la vita va. Mettemi la bocca, un bacio, un tallone. Ma come da fa? Ma che la fa? Senta a me, papà, non dare, ti rimane da fai a due barbiere. Ah, ci sento la sole. Sento, che la scorpa. Aspetta, papà. Fatti legare questo fazzoletto. Le ferite si rimarginano. Sì, nelle mie regie ho sempre cercato di individuare la motivazione più evidente o quella anche più nascosta, per cui l'autore avesse urgenza di scrivere proprio quella opera in quel momento storico lì. E inoltre ho sempre cercato di rapportare quell'opera scritta in quel periodo storico lì nella nostra contemporaneità. Una delle regie che mi stanno molto a cuore è sicuramente Festa
di Piedigrotta, perché è un'opera monumentale. Festa di Piedigrotta è una cosa strepitosa, un grande musical, forse il primo vero grande musical italiano. Siamo nel 1919 e Viviani descrive un'umanità dilaniata dalla guerra appena terminata, un'umanità in conflitto, con una grande però desiderio feroce, desiderio di vivere, una umanità che è vittima e carnefice insieme, no? Sono tanti i temi che Viviani affronta in questa meravigliosa opera, come per esempio lo scugnizzo destinato, secondo Viviani, a una esistenza malavitosa per l'assenza dello Stato. Quale argomento più attuale di questo, no? E poi, che so io, il contrasto fra cultura proletaria e cultura piccolo borghese, no? E poi, che so, dove la cultura piccolo borghese è sconfitta, secondo Viviani, perché gli è precluso il rito dionisiaco. Dice in una famosa canzone la cantante: sta in de catena sta libertà, e scappa via, no? Quindi è sintetica, no? La sconfitta della classe borghese. Ma ci sono anche tanti altri temi in questa opera meravigliosa. Viviani cerca di raccontare una festa e si rende conto che questa festa non la può raccontare, perché non è tempo di festa, perché la festa è si fa altrove. La gatta passo ciumba! Cappello! Don Salvatore, vi son servo, comandate! Un anicio! Brave! Un anicio! Venga, venuto con questo cappello, mi fatta da vant'anno vi le cora, non mi rignamma, non so più cadore, o Mastro Giorgio faccia sanità, non so più i mannaggia libertà, scorse pnucchia, tengono brutto pollice in d'arecchie, sopra vedore vine si marracchie, te scarica le canne in d'ornucchia, scorse pnucchia. E va bene, va bene. E va bene, va bene. Ma tratto come fosse non mi paglie. E grazie Nello per questo incontro. Abbiamo visto dei frammenti degli spettacoli di cui abbiamo parlato. Potremmo stare ancora a lungo, naturalmente, insieme. Il nostro sabato, il nostro tempo del sabato sta per terminare. Lasciaci con un momento speciale della scrittura di Raffaele Viviani, con un piccolo poema in cui la sua ironia e anche la sua capacità critica si esaltano. Lasciaci con, dillo tu, A cantata dei pastura di Raffaele Viviani. Ma ricordo mercatante per cantate di pasturo, 4 o 5 sarà tanto, tutta a sua ce coppe in mura. Se venivano triate fino all'ultima biglietta, e sto pubblico anzardato fino a fola a sala aspetta. E c'è steva a siera chela, a tu pesso co compare, a scupazzo co fafela, a tu quesc e o lavanare. Il maestro o mercato, gente porta e dopo nina, rinda sala masurata, 4 volte e mezza vina. Immaginate avuto chi le vasce a compagnia, che serata, che battuta, una nottata d'allegria. Tutta la gente si portava qualche cosa rinda a sacca, chi beveva, chi mangiava, senza cuolla, senza giacca, qualche femmina spuntata, una coppa a guardambietta e o marito, le guardata, mo da porta rindolietta, chi guardava, è tutto fissa. I guardava che le lata, a mogliera ma a volisse, o sentimmo sto triata,
tutta artista dilettante, sfugatura lo quartiere, mastrascia, scarracante, gravunara, panattiera, entusiasmati fa che start, e pascire in da cantata, se pigliavano una parte dei biglietti da serata, e portavano chi un padre, chi un frate qua mogliere, chi una sori innamorata, chi l'intera guaglionera, e avvedeva sti sta gente con curazza e con maglione, chi sta curto, non fa niente, caccia, manca né bottuna. La Maronna sta malata, stiamo senza prima donna. Che gli esce accomigliata? Ferdino ha fatto la Maronna, a facci, che non tu garba, nu passaggio sotto manda. Come faccio con sta barba? E ta fai, che non ce vo tanto. Comigliata un momento, faccia vecchio carnevale, e sto dindo spazzamento, mi attacca ce la fa Pascale. E che musica, nu piano con maestra e tre persone, tutte vecchie, e a coppa mana n'assaccava una ferbuna. Yamma sa, sai sava e asceva tutta la chiorminta all'inferno, come a prologo si dava la conquista dell'Averno. Lampi pece, fiamma rossa, una stagnera che accompagna, chi la frata ma minosse, esce figlio messo magna, non di palle, scommettimma, e nessuno mai parlava, poverimma e poverimma, e nessuno accominciava. Uè, parlate! A me, compagni, Gabriele fu abbattuto dagli artigli miei grifagni, fascia figlia ma fa Pluto! Sì, compagni, Gabriele fu sconfitto e debellato, na francata di scorze mele, ne che noi abbiamo pavato. Strill, a Luc e Dolugione ombriaca si cacciava, e na mamma a nuvaglione un coppo palca l'assattava. Iam avanti, ebbe il fegor insieme all'ata. Sì, compagno, nata volta. Uè, che scorre, che succede? Che è un bagno, è guaglione, è roba santa. E ho mettito a foro palca, e che buono, fa 50, cuccia l'asino scavalca. Ecco Pluto, i son copata, spirti a noi. Un applauso a Pluto, fangio sentere, che è stata, assestata, l'aveva avuto. E ho finale. Qui bengala russa e verde, e qui caduta all'impiedi, verticale, quanto applauso, che sbattuta, chi restava fuori la tela, tutta la sala che radeva, e lo fratello Narafela salutava, succreva. Tutto suonro benina, che in perfetto italiano non sapeva se era greca, giapponese o americana. Dopo Armenzio che trammava, le dicevo suono suoio, perché o figlio supplicava, dissi il mio, or dimmi il tuoio. Ogni vranghe e cartuscella, la soffitta che cadeva, e guagliuna, e femmanella, entusiasmata, a neve, chi le soppe sulle carte, e la volevo veramente, para neve, che è l'arte, e non sto capendo niente. Dopo poco succedeva con Razzulla e Sarchiapone, prima ci già si radeva perché è roba rurione. Sarchiapone si sentiva prima rindo qua canzone, non appena compareva una grande ovazione. Nurachitica, sciancata, qua valigia e co bastone, tutte vezzole scucciate e Razzullo, oh Sarchiapone, mi conosci? Io sono Razzullo, chi Razzullo? O masti scola, qua un abbraccio, sempre Giullo. Non si sente una parola. Voce, voce! I son Razzullo! Non lo sai chi si immanuia! Lo pernacchia! Vieto bullo, chi sarà tutto e due! Tutta a ridere, pensate, non poteva nicchio al nanza, si faceva accapuzzata a sentire olore e panza. E poi Lazza, e tutto bello con Razzullo e Sarchiapone, con Cidonio, con Ruscello, con Papagnora Bravona. O spaventa la tempesta, a paura po' cinghiale, a magnata rinda la cesta, e cartoccia cui regala,
E alla fine tutti i paccia, con zampogni e ciaramella, con l'arrivo di remaggio tutto quanto a vedere a stella. L'angiolil, lo chiacchieppa, gli va a grotta e la rapeva. E a Maronna e San Giuseppe, con bambina compareva. E a Nupalca, la maestra, Marò, tu ci aiuta. Se stai fresca, io sta chiesta, che gli ho figli e baccalà. Dai, va a te, vuoi che te lo chiama? No, Pasqua, tu già fa, o Gesù. Se recitamma, ma io un momento mi chiamà, quando è fuori te sbellomma. E a rammare, non ci sta. Magari la maronna è omma, porta a mamma te già fa. E sto spasso mi è fornuto. Ci sono chiuta una cantata, ma però mi sono addormuta. Aggio verso la nottata, senza più che la cornice, non ci stava più sapore. A Madonna era un'attrice, Sarchiapona era un attore. Su spettacoli di Natale è una vecchia tradizione, con Madombalo, o Bengala, o Presepe, o Capitone. Chi l'ambiente e che la gente goppe scena a recità. Chi le mo non vanno a niente perché avono stilizzato.